Buonasera, sono Salvo Sambadaro. Facevo parte della squadriglia Cobra fino all'anno scorso, nel 2013. Sono stato cambiato perché serviva un vice capo squadriglia, la squadriglia Lupi. Ho partecipato al campo regionale con la squadriglia Cobra nel 2012. È stato un bellissimo campo. Mi sono Sono divertito. Tabiseri, ho partecipato al campo regionale del 2012, in quell'anno ero terzo e la nostra squadriglia, insieme al nostro reparto, eravamo nel sottocampo Pegaso. In questo campo ero capo squadriglia e ho portato la mia squadriglia Cobra, è abbastanza preparata, abbastanza competente. E le attività che mi sono piaciute di più sono state magari laboratori come quello dei costumi, oppure quello del cuoio, o quello del riciclo, magari quello del riciclo della gomma. Oppure come attività libere, diciamo, mettiamo, abbiamo fatto quella tipo dell'arrampicata, oppure delle palle che rotolavano. Noi eravamo nel sottocampo Pegaso e comunque è stato un bel campo, nonostante io ero novizio in quel periodo. Ed è stato un bel campo. No, è stato veramente un bel campo e mi sono divertito tantissimo. Adesso posso dire che la Sicilia Scout la conosco davvero tutta. Cioè, i ragazzi della Sicilia Molti li conosciamo. li conosco, la maggior parte sì. E niente, ci ha lasciato un'impronta a ogni membro che ha partecipato al campo regionale, che resterà sempre nel nostro cuore, nella storia della nostra vita scout. E ringrazio Quindi tutti per il bellissimo campo che ci tutti. avete dato tutti quanti. Hanno organizzato e quindi ci hanno fatto vivere. Noi eravamo nel sottocampo Pegaso ancora quando ai tempi c'era Giovanni Recitti capo squadriglia di Cobra. E già nel nostro rapporto già eravamo più avvantaggiati degli altri, perché ad esempio c'erano quelli che non sapevano montare una cucina, mentre noi invece da questo punto di vista, nonostante molti non avessero capacità tecniche, riuscivamo già comunque a mantenerci in testa da questo punto di vista. Poi, altre cose che mi hanno colpito durante quel campo è stata la quantità di scout che c'erano, perché anche se quello è stato il mio primo campo estivo, in ogni caso, la quantità di scout che c'erano, che erano quasi 5.000 se non sbaglio, dico molti, e mi hanno colpito molto. Allora, questo campo, a differenza, ovviamente a differenza degli altri, ci ha visto partecipi insieme a altre 5.000 persone, quindi si può dire che ci ha fatto unire sia all'interno della nostra squadriglia, sia con magari altre realtà che noi non conoscevamo. Nella storia penso che abbia lasciato principalmente quella cosa di dire noi c'eravamo. Le attività che mi sono piaciute di più al campo regionale sono stato il tiro con l'arco, la scalata e un altro che eravamo in pratica messi dentro dei palloni gonfi, non mi ricordo il nome, e rotolavamo. Questa è quella, cioè, di cui non mi ricordo mai il nome. E il campo regionale e anche il sottocampo è stato anche motivo, diciamo, cioè abbiamo fatto anche nuove conoscenze, non solo con i ragazzi ma anche con altri capi, e la nostra squadriglia è stata sempre più unita e ha preso anche nuove tecniche. Da allora è cambiato nella mia squadriglia, non tanto perché io non sono più in questa squadriglia, perché sono passato alla squadriglia Lupi, però vorrei essere tanto ancora nella squadriglia Cobra perché ho lasciato i miei anni migliori lì. Okay, ho lasciato nella squadriglia molta voglia di crescere, molta voglia di migliorarsi e molta voglia di imparare. Sono stati tanti gli ambiti in cui siamo diventati molto più competenti, però ovviamente siamo partiti